Diamo inizio alla prima relazione del convegno. Il relatore è l'avvocato Giuseppe Lupis del Foro di Locri. La sua relazione è Zaleuco e i diritti. Grazie. Il richiamo a Zaleuco è semplicemente perché ogni tanto mi si chiede chi sia. E quando gli dico che è il primo legislatore del mondo occidentale e che è di Locri, in provincia di Reggio Calabria oggi, ma al centro della Magna Grecia, all'epoca in cui la Magna Grecia si chiamava tale perché... No, scusami, forse conviene che lo prendi in mano, perché non si sente niente. Così? Così è accettabile? Ma non è acceso. Non è acceso. Non è acceso. Adesso è acceso. Adesso? Ci siamo? Però possiamo riprendere il discorso. Di Magna Grecia si parlava quando ancora la Grecia doveva emergere e diventare poi la guida del... civiltà occidentale per parecchio tempo, con l'ellenismo e poi Roma che subentra a quella che è la civiltà greca, con tutto quanto quello che questa ha comportato. Locri, in questo senso, primeggiava rispetto alle altre strutture con Zaleuco, che primo legislatore del mondo occidentale aveva stabilito che le norme che disciplinavano i diritti e i doveri dei cittadini dovessero essere scritte, molto semplicemente. E pochi ricordano Zaleuco, nonostante questo primato. Cercai assieme ad altri che si sono presi la briga di andare a guardare più in dettaglio quale fosse la sua benemerenza ulteriore e che a un certo punto gli fu portato il figlio come responsabile di violenza, doveva giudicarlo ed era prevista la condanna a morte o in alternativa l'accecamento. E Zaleuco disse: e allora vi chiedo, non posso violare la legge, ma evitiamo l'accecamento di mio figlio e togliamo un occhio a lui e l'altro non lo tolgo io. E poi immediatamente a levarsi un occhio. Tanto per dire chi è il personaggio 750 anni avanti Cristo. Il resto si sviluppa successivamente. E, quando ogni tanto mi si chiede di Locri, dico che è la patria di Zaleuco, infatti. E quasi sempre c'è da puntualizzare, se puoi. Ma molte volte, al contrario, chi si è preso la briga di andare a guardare da dove nasce la civiltà giuridica, vede che Locri, in questo senso, Locri della Magna Grecia, primeggia. Ora, il problema... per quanto riguarda questa fattispecie, è stato accennato dal professor Sciacchitano, dal dottore Samana, ne sapete quanto passa attraverso tutta quanta una serie di riferimenti e la vostra presenza qua ne la conferma, che costa un sacrificio, ed è un sacrificio che è stato accettato proprio con riferimento a quello che è un fatto di civiltà. E che non può essere mortificata la civiltà attraverso il perpetuarsi di situazioni che per quanto riguarda la fattispecie concreta vede la gestione dell'EMPAM in maniera assolutamente incredibile, per come ebbe la possibilità di scoprire, di evidenziare e di
tentare di colpire negli interessi di chi subiva questa illegalità, non so, Michele Nardi, uno dei più brillanti magistrati, già giudicanti, e successivamente trasferito a Roma per 6 anni all'Istituto di Superiore di Studi Giuridici e quindi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. In queste condizioni, svolgendo tutta quanta una serie di indagini, quasi sempre, così come era avvenuto quando aveva svolto le funzioni del pubblico ministero nella sede pugliese, che era stata la sua prima sede di attività, con ottimi risultati. Si evidenziò, quanto ha già affermato la sintesi dell'esposizione di Ernesto, come avesse subito la sottrazione della abitazione che aveva richiesto di poter acquistare con una cessione effettuata alla cugina magnante della segretaria Aureli del presidente della Fondazione EMPA, molto tranquillamente. E con tutta quanta una serie di illegalità, un rapporto parentale poteva essere additato quantomeno a motivo di sospetto di un favoritismo, ma non era di per sé documentante una illegalità. Al contrario, questa aveva preceduto il tutto. Ovviamente decise di accertare come stavano effettivamente i fatti e dispose, la prima volta e l'ultima che si sia verificato, una perquisizione presso la sede della Fondazione EMPA, effettuata dai carabinieri, e l'interrogatorio del presidente, all'epoca alla sua seconda presidenza, Olivetti, della sua segretaria Aureli e di un altro soggetto che assieme ai primi due furono inviati a giudizio per rispondere di un'ipotesi strettamente connessa con l'attività che avevano svolto contro quelli che erano i diritti della dottoressa Marano, che ha fatto la richiesta di acquistare, nell'ambito di quelle che erano state le condizioni poste nei bandi di concorso, l'abitazione in cui si trovava da oltre 20 anni. Completata questa istruttoria con l'ammissione da parte della stessa segretaria del dottor Olivetti, Aureli, di aver avuto una telefonata quando appunto come segretaria del presidente della Fondazione EMPAM era stata contattata dalla cugina del marito, che anche lui medico, e che naturalmente con la benevolenza della moglie gestiva uno studio medico, nonostante fosse espressamente proibito nella struttura abitativa al piano di sotto di quello dove abitava assieme ad Aureli, e la cugina le aveva chiesto se poteva acquistare la casa d'abitazione e lei aveva detto sì, c'è una casa d'abitazione che potreste acquistare, perché la acquirente ha rinunciato ad acquistarlo. L'acquirente era nell'abitazione proprio sottostante a quella della segretaria del presidente Olivetti, la dottoressa Marano. E il tutto viene immediatamente seguito da un regolare
tra virgolette, rogito, in cui viene venduto con la gestione che intanto è stata assegnata a un ex magistrato qua della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dottor Mosca, figlio di notaio, papà era stato notaio per parecchi anni, e però qualche anno prima, in previsione del pensionamento dell'anziano notaio, aveva deciso che forse poteva rendergli di più di lasciare la magistratura e prendere lo studio notarile del papà, così come fece naturalmente, senza però rinunciare a quello che potevano essere effetti positivi di avere un piede all'interno della magistratura rappresentato dalla moglie che era stata poi assunta e destinata, per evitare eventualmente conflitti di interesse, fino ad allora con il marito procuratore della Repubblica a Roma, presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Latina. Appena si verifica la necessità per... Scusi avvocato, ho una comunicazione in diretta da fare, da fare agli amici di Facebook. Mi è arrivata una comunicazione adesso di un'amica che è andata sulla mia pagina per seguire questa diretta e c'è scritto: questa pagina non è disponibile, è possibile che il link sia corrotto o la pagina sia stata rimossa? No, cioè, facciamo le nostre considerazioni. Il video sta andando online, ma moltissime non lo possono vedere. Se cliccano, la pagina è corrotta. Mi scusi, ma mi sembrava molto interessante questa comunicazione. Problemi di corruzione sono divertenti sempre, soprattutto quando possono essere enunciati liberamente ad una assemblea libera. Dicevo, ci trovavamo quindi con il marito procuratore della Repubblica qua a Roma e la moglie procuratore della Repubblica a Latina. Si verifica la necessità di coprire lo studio molto meglio retribuito, perché intanto c'erano stati degli accordi con l'ENPAM perché il notaio, assumendo lo studio del padre, proseguisse nell'attività che lo aveva visto a suo tempo gestire per conto di diverse cooperative la creazione di strutture, di gruppi di inquilini dell'ENPAM che si mettevano assieme per costituire quanto consentisse di acquistare, al momento in cui fosse stato posto in vendita l'immobile, nella sua interezza l'immobile stesso. E è interessante la intercettazione che segue al passaggio dall'attività di pubblico ministero del dottor Mosca a quella di notaio, in quanto è seguita da una telefonata che viene fatta appunto dal dottor Mosca al pubblico ministero Palamara, che dicono gestisse con ottimi risultati tutta quanta la magistratura italiana per quanto riguardava assegnazione di incarichi, spostamenti, privilegi vari che potevano essere fatti, nel momento in cui gli segnala che sta per essere scoperta dalla struttura che egli ha avuto l'onore di rappresentare come pubblico ministero e che quindi è assolutamente indispensabile che la moglie venga trasferita da Latina a Roma. Che questo è sottinteso, gli avrebbe assicurato una certa copertura. Palamara si dice, siamo nel mese di giugno, corrispondente alla fase di chiusura o comunque preferiale dell'attività del
struttura, Consiglio Superiore della Magistratura, che gestisce l'assegnazione degli incarichi ai magistrati, e dice, vabbè, ci sentiremo a settembre e vedrò di accontentarti, vediamo che fa la sua. No, deve essere fatto subito. No, guarda, lo faccio subito. Interessante perché tutto quanto registrato, trasmesso su internet naturalmente, e su internet che è stato seguito poi al processo da parte del pubblico ministero che parlava della Maranda, richiamando che fosse stata in un procedimento assegnato al dottor Nardi, interessata a quel procedimento, e deve essere fatto subito, perché diversamente, come capisci, sono scoperto, io in questo momento sto facendo tutta quanta una serie di vendite e accenna proprio alla necessità di coprirlo nelle vendite che sta per fare. Due, tre buffetti telefonici, e Palmala vi assicura che la settimana successiva si provvederà al trasferimento della moglie da Latina a Roma, cosa che avviene puntualmente. E la cosa più interessante è rappresentata dalla telefonata di ringraziamento che viene fatta e che pure registrata naturalmente dalla moglie di Mosca, appena trasferita qua a Roma, con la registrazione dell'invito che le fa il marito di voler telefonare immediatamente a Palamara per ringraziarlo per quanto ha fatto, perché ha bruciato veramente tutte le date. La moglie di Mosca chiama il numero privato di Palamara e dice, ma dopo 3-4 telefonate si sente che Palamara dice, ma insomma, si può sapere chi è? E confidenzialmente la chiamante dice il proprio nome, e chi sei? E attacca il telefono. Allora, a questo punto, dopo una decina di minuti, chiama Mosca e gli dice, ma scusami, hai chiuso il telefono in faccia a mia moglie? Come a tua moglie? Dice, sì, volevo ringraziarti per quello che hai fatto. Nella relazione che farò a termine della mattinata ci saranno, per la gioia di tutti voi, il fermo immagine dei messaggi, quindi avrete la documentazione di quanto affermato adesso dall'avvocato Lupis. Grazie. E prosegue tutto quanto in maniera molto interessante, naturalmente, e con la gratitudine per Palamara, fino a quando non si trova a mettersi in conflitto con il suo procuratore capo, che intanto, probabilmente per la prima volta nella storia giudiziaria, passa con una rapidità eccezionale e con la benedizione papale da l'incarico di procuratore della Repubblica per 40 anni a quello di giudice del Tribunale Vaticano, dove ha appena terminato naturalmente dal bravo ex pubblico ministero che ha dimenticato di avere svolto quella funzione, ma non le modalità con cui veniva svolto, ha condannato quei poveracci che gli erano stati portati davanti perché li giudicasse un presidente del tribunale, passando appunto da quell'incarico di pubblico ministero a quello di giudice del tribunale, anche il povero Beccio. Giustamente ha proposto l'appello per di poter... Stiamo parlando di Pignatone. Eh sì, Pignatone. E Pignatone è l'unico che è passato dall'incarico quarantennale di pubblico ministero nei diversi ruoli, ma anche probabilmente perché a suo tempo, avendo potuto, anche se non ci sono state prove, documentare la sua presenza a Reggio Calabria, dove era stato per circa 10 anni pubblico ministero e procuratore capo della Repubblica, poteva aver determinato la necessità addirittura di ricorrere all'uso di un missile per distruggerne la altissima efficienza con cui aveva perseguitato tutte quante le cosche possibili e immaginabili, anche se
con una assoluzione al momento del dibattimento parla al 70%, 5. E 5 minuti. E siamo alla fine praticamente, perché in estrema sintesi qual è il discorso che si può fare con riferimento specifico con questo invito? Dottor Nari è quello che prende in mano la richiesta di voler verificare come mai sia stata sottratta un'abitazione posta in vendita dalla Fondazione EMPAM ai danni di una contribuente della stessa Fondazione EMPAM che da oltre 20 anni è titolare del contratto di affitto e che ha chiesto ritualmente di poterla acquistare, offrendo un prezzo pari a 340.000 euro. Nella lettera famosa di cui si parlava e di cui abbiamo tolto il 2%, quindi alla fine erano 319.000 euro l'offerta. Vabbè, no, la sintesi è sempre quella. Si dice che pretendeva di offrire 10.000 euro in meno rispetto a quelle che erano state offerte dall'acquirente, signora Magnante, omettendo naturalmente di dire che la signora Magnante era la cugina della moglie e le manovre che erano state fatte. In questi termini, la questione basta semplicemente prendere l'offerta e l'atto d'acquisto di Magnante che di 10.000 in meno rispetto a quello che erano state offerte, salvo altro, in più dalla dottoressa Marra. Tutto questo naturalmente porta, e per la prima volta nella storia giudiziaria italiana, dopodiché vi lascio l'informazione diretta, mi è giunta voce che la figlia di Olivetti ha acquistato queste case, è falsa l'informazione? Dicono di sì, naturalmente non abbiamo ancora l'atto. Scusami, rispondi subito dopo che avrò chiuso questo... È vero, in via Frigeri 172, primo piano, oltre 150 metri quadri, più o meno, ristrutturato verosimilmente dall'EMPAM stesso perché ho degli annessi e connessi in zona. In estrema sintesi, si conclude l'indagine del dottor Nervi sulla base di quelle che sono relazioni dei carabinieri, relazioni della Guardia di Finanza, relazioni di due consulenti tecnici nominati che confermano tutto quanto quello strano sviluppo che aveva avuto la vendita e la sottrazione dell'abitazione alla dottoressa Nervi, e il 18 aprile del 2017 richiede al Tribunale di Roma direttamente sulla base degli atti già acquisiti che si proceda a giudizio immediato nei confronti di Olivetti, Aureli e il compare a cui era stato affidato di procedere a fare da intermediario nella vendita, perché naturalmente si serviva un intermediario. È un intermediario per una vendita soltanto per questo immobile, ma per tutti quanti gli altri immobili. Soltanto per questo immobile era appena appena di 5 milioni e mezzo di euro, ma erano miliardi per quanto riguardava tutti gli altri immobili, anche soltanto qua su Roma. E stranamente si dice che il tribunale può giudicarle direttamente sulla base delle prove che venivano fornite di un accordo criminale tra questi tre soggetti, salvi altri. Ripeto, 18 aprile 2017. Il tribunale doveva procedere con un giudizio immediato perché è sollecitato con l'atto di trasmissione delle copie degli atti. Rientrando dalle ferie, a settembre chiede se sia stato fissato il procedimento, non era stato neanche inoltrato e naturalmente va a parlare col procuratore di capo, quello che poi diventerà il giudice del tribunale
del Vaticano, con più grandi risultati. E questo dice, sì, vabbè, allora, come allora? Che un giudizio immediato, chiedo che venga fissato per queste modalità, vabbè, allora provvederemo. Tu intanto dovresti interessarti di un'altra importante associazione per delinquere che si tratta di fare nei confronti della Fondazione EMPAM, visto che ho avuto un'ulteriore segnalazione, e poi ne parliamo. Ne parlano talmente bene che quel procedimento già istruito e già fissato nei termini che abbiamo detto è stato assegnato ad un altro pubblico ministero che, senza avere il tempo di leggere le 6.000 pagine, nello spazio di 3 giorni, che se anche avesse letto 24 ore su 24, o ancora 24, non poteva arrivare a leggere le 6.000 pagine, viene archiviato. Questa è stata la vicenda per la quale successivamente si è ritenuto che fosse forse utile che il dottor Nardi venisse incriminato con un'ipotesi di corruzione, ma spostata indietro nel tempo di 15 anni, quando era ancora giudice in corte d'assise in Puglia e in quanto tale aveva condannato il tizio che nel momento in cui, dopo 15 anni, è diventata definitiva la sentenza, era stata abbandonata chiaramente perché era stata trasferita a Roma, non se n'era più interessato il magistrato che aveva contribuito ad emettere la sentenza di condanna, va a Lecce, non si capisce ancora con quali rapporti con quella che definirà la Maranda come amica di Nardi, e qua dice, ah, sapete, io vi porto le prove di una corruzione che è stata operata, che quando a suo tempo mi ha giudicato mi aveva offerto di portarmi all'assoluzione se avessi pagato una certa somma. Un imbroglione, è stato riconosciuto tale, era stato condannato anche per diverse truffe. È stato fatto comunque che Lecce pensò di emettere, sulla base di affermazioni anche di un altro magistrato, riconosciuto colpevole di corruzione, è riconosciuto come compare di questo tizio, con una spesa modica di circa 400.000 euro per acquistare un immobile da adibire ad albergo, e per la prima volta, sia pure per un'ipotesi di truffa alla fine, dopo 2 anni riesce ad ottenere la assegnazione di arresto domiciliare. E questa è un'altra storia, ovviamente. Io avrei finito. Avrebbe altri 5 minuti, però c'è finito. Okay. E ora posso sì, completare proprio esatto, il quadro si di può. Questa situazione. Se si segue, perché su Radio Radicale quella che è stata l'autodifesa del dottor Nardi nel procedimento in cui si denunciano proprio tutte quante queste aberrazioni nel procedimento che è stato avviato là contro di lui, anche se non vengono denunciate, e chiaramente non potevano essere denunciati in quella sede perché poteva sembrare che si tentasse di diminuire la portata delle prove della propria innocenza nel mettere in evidenza quelle che sono le malefatte della famiglia del pubblico ministero che gestisce immobili in quel di Lecce dove si teneva il processo, e in particolare la mamma del pubblico ministero, che risulta aver acquistato diversi immobili, guarda caso, dalla Fondazione EMPAM.